L'impianto di una protesi al pene è indicato in tutti quei pazienti che non riescono a risolvere il loro problema di disfunzione erettile utilizzando i farmaci comunemente in commercio, inibitori della fosfodiesterasi 5 come il sildenafil, il tadalafil, il vardenafil o l'avanafil. La protesi peniena è costituita da tre componenti, due cilindri che vanno all'interno dei corpi cavernosi, un serbatoio che contiene soluzione fisiologica che viene posizionato vicino alla vescica in uno spazio vuoto virtuale che si chiama spazio di Retzius e da un meccanismo attivatore, una piccola pompa, che va all'interno della borsa scrotale tra i due testicoli. Azionando il meccanismo, il liquido fisiologico presente all'interno del serbatoio viene richiamato e va a riempire i cilindri che vanno in erezione. Erezione che viene mantenuta dal paziente per tutta la durata del rapporto sessuale e viene disattivata azionando un piccolo bottoncino presente sempre nel dispositivo all'interno della borsa scrotale che riporta la soluzione fisiologica dai cilindri verso il serbatoio. Il nostro approccio è un approccio a 360 gradi. Il paziente arriva, deve arrivare o in stazione o in aeroporto e viene accolto. Lo andiamo a prendere, lo accompagniamo, lo sistemiamo in una struttura riservata al paziente, lo prendiamo il giorno dell'intervento, lo accompagniamo in clinica. Viene seguito in tutto e per tutto, sia da un punto di vista medico, sia da un punto di vista anche emotivo, perché questi pazienti sono dei pazienti che arrivano con una fragilità emotiva importante, hanno bisogno di essere accolti, di essere presi in carico. Molte volte la paura di poter risolvere questo problema, non ci scordiamo che un intervento sui genitali è sempre una cosa molto intima che dà molti pensieri e molta paura ai pazienti, cerchiamo appunto di superare e di far superare ai nostri pazienti questo tipo di timore, accogliendoli, accompagnandoli veramente per mano nel loro percorso. Percorso che parte da un deficit erettile cronico e li riporta ad avere una normale attività sessuale, una brillante attività sessuale con l'impianto della protesi. I rischi di qualsiasi intervento chirurgico che preveda l'impianto di una protesi, che possa essere una protesi dentaria, una protesi d'anca, una protesi di ginocchio, una valvola cardiaca, sono dei rischi di infezione. Quello che abbiamo codificato è un percorso terapeutico che prevede una tecnica rapidissima, 15 minuti per l'impianto della protesi, con una gestione nel post operatorio che abbassa, azzera i rischi di infezione e quindi ci dà la possibilità di poter garantire ai nostri pazienti il massimo del risultato, sia in termini di risultato funzionale, perché ovviamente la protesi garantisce il risultato funzionale, sia in termini di risultato estetico, perché nascondiamo perfettamente tutto il device, sia soprattutto in termini di rischi di infezione che sono prossimi allo 0%. Codificare dei passaggi tecnici precisi ha ridotto notevolmente i tempi operatori. Un device protesico si infetta normalmente all'interno della sala operatoria. È normale che se impianti una protesi in 2 minuti i rischi sono praticamente inesistenti. Se una volta aperta la scatola dove la protesi è contenuta, una scatola sterile, esponi la protesi per un'ora, 50 minuti, un'ora, un'ora e mezza agli agenti batterici che comunque volano nell'aria,
il rischio di infezione sale notevolmente. Quindi diventa molto molto importante anche il tempo della chirurgia. Minore è il tempo della chirurgia, minore è il rischio di infezione della protesi. Proprio per questo possiamo garantire ai nostri pazienti tecnicamente un risultato eccezionale e quindi tranquillizzarli molto in termini di rischi di infezione. Con la tecnica che abbiamo messo a punto andiamo ad aggiungere quello che manca al paziente, non andiamo a togliere. Molte volte i pazienti arrivano con tante domande, tanti dubbi e ci chiedono soprattutto se perderanno la loro sensibilità. Questo, con la tecnica mini-invasiva che abbiamo messo a punto in questo percorso di formazione effettuato soprattutto negli Stati Uniti, ci permette di non danneggiare il tessuto cavernoso, quindi andiamo ad aggiungere a un eventuale 60-70% di erezione normale che ha il paziente quello che manca, quindi andiamo a compensare quello che manca con l'utilizzo della protesi, con l'impianto della protesi. Il paziente avrà la sensazione di pene caldo, avrà la sensazione di piccole tumescenze, il pene vorrà andare in erezione vedendo uno stimolo erotico, quindi tutto quello che fa parte dello stimolo sessuale, che è uno stimolo sia visivo che olfattivo, rimarrà. Andiamo ad aggiungere quello che il paziente non ha e per il quale, motivo per il quale arriva alla nostra attenzione con un deficit erettile che non è responsivo alla terapia farmacologica. Abbiamo codificato un percorso post-operatorio. Il giorno dopo la chirurgia il paziente viene dimesso, consigliamo di stare a letto riposato, al limite in divano o sulla poltrona, avrà un piccolo drenaggio per 3-4 giorni che ogni giorno porterà via dallo scroto circa 25-30 ml di siero. A distanza di questi 3-4 giorni viene rimosso il drenaggio e dopo una settimana il paziente può iniziare a attivare e disattivare, quindi prendere confidenza con la pompa, attiva e disattiva il device protesico, inizia quello che si chiama cycling, quindi comincia a pompare nella pompa e quindi ad attivare la protesi e a disattivarla. A distanza di 14 giorni dalla procedura i nostri pazienti già possono avere il primo rapporto sessuale con un tasso di soddisfazione altissimo. Il tasso di soddisfazione dei nostri pazienti è altissimo, il 100%. Sono dei pazienti che hanno un risultato estetico e funzionale incredibile. Quello che facciamo è andiamo a impiantare tutto il dispositivo idraulico in un tempo molto rapido, circa 15 minuti, nascondendo meglio che possiamo, in un modo totalmente invisibile, tutte le componenti del device protesico. Ma la nostra documentazione video è molto importante perché riusciamo a comunicare a tutta la nostra utenza quelle che realmente sono le possibilità di questo tipo di chirurgia, qual è il decorso post-operatorio e soprattutto qual è il tasso di soddisfazione dei pazienti. Avere tanti testimoni che riferiscono la loro esperienza, che parlano della loro esperienza prima e dopo l'impianto di una protesi, diventa molto molto importante, perché questa fondamentalmente è una chirurgia che non prevede il passaparola. Chi fa un impianto di protesi lo tiene molte volte nascosto anche alla propria compagna o alla propria moglie. Avere la possibilità di confrontarsi con dei pazienti che raccontano la propria esperienza o che testimoniano la propria esperienza anche sul web diventa estremamente importante. Arrivano tantissimi nuovi pazienti alla nostra attenzione
che ci dicono di aver visto e di essersi riconosciuti in quel paziente che raccontava la sua esperienza di deficit erettile e di impianto di protesi peniena idraulica tricomponente. Perché siamo un centro di riferimento internazionale, siamo il centro con il più alto volume di impianti annui effettuati in Italia e uno dei più importanti a livello europeo. Ma soprattutto siamo l'unico centro in Europa, in Asia, quindi in questa parte dell'emisfero, ad effettuare la tecnica messa a punto dal professor Perito con l'impianto mini-invasivo della protesi peniena effettuando un accesso chirurgico infrapubblico. Chi ci sceglie sa che viene in un centro di riferimento a livello mondiale che permette di ottenere il risultato migliore possibile e di risolvere nel modo più brillante il problema del deficit erettile. Siamo codificati in questo, facciamo solo questo, quindi siamo un centro ultra specializzato, tutto è coordinato dal personale di sala operatoria, dall'assistenza nel post operatorio, ovviamente dal personale chirurgico che effettua la procedura, tutto è sincronizzato come un orologio e quindi tutto concorre a perfezionare e a garantire al paziente il risultato massimo in termini di soddisfazione e di rischi di infezione. Siamo il primo centro in Italia ad alto volume di impianti protesici. Abbiamo un'esperienza che nessuno ha in Europa, abbiamo il volume più alto di impianti effettuati e quindi abbiamo anche la capacità di poter gestire delle eventuali complicanze. Spesse volte arrivano alla nostra attenzione dei pazienti operati in altri centri con delle complicanze che possono essere o infettive oppure di mal posizionamento della protesi. Riusciamo a effettuare una diagnosi esatta del problema e a risolvere tecnicamente, chirurgicamente il problema con il massimo della soddisfazione dei pazienti.